È quando nel 2009 usciva un gioco sviluppato da una casa produttrice che sarebbe diventata famosissima. Nel 2018 uno youtuber di nome Sergio si apprestava a registrare quel gioco uscito 9 anni prima. Tan 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 tan! Ciao a tutti ragazzi, qui Thundering Light e oggi siamo su Spore. Appunto, come avete sicuramente capito dalla intro, questo gioco è uscito nel 2009 ed è stato sviluppato dalla casa produttrice Electronic Arts in collaborazione con Maxis, in pratica gli stessi sviluppatori di The Sims, The Sims 2, 3, 4, comunque questo gioco bello. Anche questo però è fatto bene, dai, c'è da dirlo, perché in pratica è un devi simulare, insomma, si deve simulare la vita su un pianeta. Infatti si comincia dalla cellula, dalle creature, tribù, civiltà e spazio. Allora, intanto dobbiamo selezionare se vogliamo che la cellula sia erbivora o carnivora. Io direi di mettere carnivora perché è meglio, cioè, cacciare che essere cacciato, a mio parere. Quindi mettiamo normale e il pianeta lo voglio chiamare Celestia. No, Celestia, ci sta troppo. E dai! Perfetto, allora. Ecco qua che un meteorite, se così lo vogliamo definire, si schianta sul pianeta. Boom! Ecco. E boom! E la Madonna che è! E vabbè, comunque i pezzi del meteorite ricadono lì e vi erano contenute delle cellule. E ora da qui nasce la vita in questo pianeta. Quindi che cosa andiamo a fare? Intanto noi siamo queste cellule qua che, cioè, usciamo da questo pezzo di meteorite. Ecco, in Spore sei tu a plasmare il futuro con le tue scelte. L'obiettivo delle cellule è nutrirsi, crescere ed evolversi. Il livello di crescita è indicato nella barra dei progressi sottostante. Questa è la barra di progressi, sì, l'avevo intuito. Grazie al nutrimento otterrai i punti DNA da spendere per acquisire nuove parti e far evolvere la cellula. Nel progredire le sue dimensioni aumenteranno insieme a quelle dell'ambiente circostante. Ok, perfetto, quindi più mangio e più ingrasso. Insomma, un po' come succede nella realtà. Però, no, forse a me non capita proprio così, perché mangio a schifo eppure rimango magro. Però vabbè, allora... oddio santo. Allora, intanto vediamo di mangiare questo. E la... 4 pezzi di carne tutti in un sol secondo. Ecco. Però, man mano che mi ingrandisco, si ingrandisce anche l'ambiente circostante. Io direi di stare attento anche a quelle altre creature più grandi, perché di certo mi possono fare un mazzo tanto. Quindi... ecco, frammenti di meteore e altri organismi cellulari sono la chiave di trovare, cioè le chiavi per trovare delle parti. Quando vedi apparire una nuova parte, passaci sopra per raccoglierla. Ok, ma dov'è che me... ok, qua era. Ok, ora ho ottenuto un aculeo. Perfetto. Vediamo, chiama partner. E ora possiamo personalizzare... ah, ok, quello ha fatto l'uovo. E ora possiamo personalizzare la creatura. Quindi intanto direi subito di mettergli questi. Esatto. E li mettiamo qui, giusto un po' più in qua, perché qua c'è la bocca per difendersi, quindi qua ci può stare. Ok, perfetto. Da, ci sta, è come. Nome specie. Con la A maiuscola. Ah, Strafteros, ci sta troppo, cioè dal greco lucente, creatura lucente, ci sta troppo, dovevo assolutamente farlo. Allora, vediamo un poco chi altro possiamo mangiare, intanto mangio la carne, perché la carne è buona. Fatti mangiare! Ma guarda un po' te come scappa.
Oh, maledetto! Ti mangio! Ah! Ti mangio! Dai, sì, bravo, scappa, tanto ora ti vengo a cercare e ti uccido. Ma se io mi ritrovo già la carne qua, perché dovrei andare ad uccidere? No, aspetta, forse ora vado ad uccidere, ma questa specie qui, che già mi sto sulle palle. Dai, forza. Ah, che vuoi? Oh. Yuppie! Oh no, quanto li odio quei cosoi di giganti, rilasciano il veleno. Grazie. Mi servono questi. Aia, maledetto, muori! Oh. Volevi che c'ho le spine, brutto coglione. No, dai. Grazie. Però devo trovare qua. Oddio santo, ma perché insegui me? Ma prenditela con quelli della tua taglia, no? Aio, ma che vuoi? Lasciami in pace. Se riesco ad ammazzarlo ora, non gli faccio niente. Io c'ho il jet, fanculo. Sto morendo. Maledetto. No! Non muore quello schifo. Fatti mangiare, ho bisogno di cibo. Vabbè, qua ci muoio, però vabbè, fortuna che respawn. Giusto? Ma che vuoi dalla mia vita? Ma vaffanculo! Ah, ci sono pure i miei simili, fantastico. Fatti mangiare, lurido! Maledetto! Oddio santo, aspetta. Madonna, quel maledetto schifoso. Non ti fa tornare alla fase precedente, vero? Come? Come? No, no, voglio capire come. Va bene che c'è il veleno, ma sono stato neanche un millisecondo di più lì e già mi è morto così da nulla poi. Levati dalle palle! Ma che cacchio! No, ma che vita di merda! Fanculo! Ora mangiami! No, Dio santo! Ma perché me fatevi una vita? Ok? Maledetti stronzi! No, non fate... Fatti una vita! Mangiati un altro! Mangiati chi ti pare! Ma lasciami vivere! Ok? Maledetto, brutto, stupido. Ora mi vado a suicidare con questi due veleni. Chi se ne se sono morto? No, dai. Ok, perfetto. Ora. Già vado più veloce e rilascio pure veleno, quindi ciò è buono. Devo ucciderlo a tutti i costi. Devo uccidere sto tipo. Thank you.
perché non gli riesco a far del male. Ho un'idea. Ah, stronzo! Lurido! Dai che forse se ci riesco lo ammazzo male. Dai, è l'ultimo, in colpo di grazia l'ho ucciso. No. Cristo! No! Perché? Smetti la sedia! No, dai, raga, lo stavo uccidendo, ma vaffanculo. Ma proprio con me te la devi prendere, ma vaffanculo, no, vattene. Come fa un cosino minuscolo ad essere tre volte più veloce di me? Spiegatemela questa cosa. No, grazie. Quanta altra carne mi serve per diventare gigante? Non lo so, quindi meglio che vado ad ammazzare quelli della mia taglia. Sempre che ci arrivi magari con sta velocità, eh? Ma muori! Dai, ok, perfetto. Allora, ma che cacchio vuoi, ne? Sì, sì, ora ti scanti, ne? Sfiga codardo. Codardo, prima attacchi e poi te fili via con la coda tra le gambe. Anzi, aia. Ma che vuoi? Lasciami in pace. Ma brutto stronzo! Fatti una vita! Ma cacchio! Ma vaffanculo! No, dai, raga! Ma non è possibile! Ma aspettate un secondo, intanto, perché qua mi sa che si è distrutta la web. No. Ok, perfetto. Ma... ok. Sapete che vi dico, queste ciglia fanno schifo, me le devo togliere. Condividiti. Oh, brutto stronzo! Oh, mi vuoi uccidere? Ti ricordo che il colpo di grazia gliel'ho inflitto io. Come ce li senti ora ad essere piccolini? Grazie. Grazie. Ecco dove si è... Grazie, mi hai semplificato l'opera, amico. No, no, però almeno fammelo prendere. No. Sì! Ah, lui non mangia la carne, lui si diverte proprio a succhiare i muscoli e il sangue delle molecole, cioè delle cellule, voglio dire. Vediamo. Perché se ora prende dei punti di quelli belli. Ok, perfetto. Allora, quell'essere brutto che ho visto non mi piace tantissimo. Ma che cazzo è? Cioè, Usain Bolt, ma cosa? Non eri uno di quelli che scappava prima, eh? Ah, eri te? Ah, vaffanculo. Perché uno non ce ne bastava, magari anche due, eh? Cioè, ci metti anche tua nonna, tua zia, fai proprio una riunione di famiglia, magari. Sì, belli questi jet. Peccato che però quando non ti servono... Scherzavo. Proprio riprendo tutto quello che ho detto. Ah, non l'ho contato, niente.
Però dai, se sei stronzo, dai. Salvami tu, altro! Ecco, mangiati a lui! Come se uno non ce ne bastasse! Ma vaffanculo allora! Cosa è successo? Ho distrutto tutto. Ok. Ok, perfetto. Oh, oddio santo. No, oddio! Oh, quanti problemi! Ma che cacchio sono queste robe brutte! Oh, ma vaffanculo! Muori. Fanculo. Ok, io ho sbloccato tutte le parti. Ora, per evitare di essere carnivori, devo mangiare la verdura, perché la verdura fa bene. Ma la tua faccia brutta no! Ma non potete morire! Ma dai, io c'ho il veleno bello! Niente, questo è stronzo, raga. Se non muoio per uno, muoio per un altro, ovviamente. Dio santo! Come resistere? Scherzavo, come non resistere? Vabbè, ci mettiamo due magari. Grazie. Fai riunione di famiglia magari, chiami tutta la tua tribù cellulosa. Ma maledetto, mi fai mangiare la verdura in santa pace? Appena, oddio santo, appena mi mangio gli spinaci e divento braccio di ferro, madonna, ti spedisco sulla luna. Sulla luna di questo pianeta, ovviamente. Aspettate un secondo. Ok, regolato di nuovo. Non avrà pace sta mamma. Vattene. Vabbè retro. Fanculo. Oh, la mia vendetta personale è compiuta. Però non voglio diventare carnivoro, altrimenti so guai. Devo diventare a tutti i costi erbivoro. A tutti i cosa cacchio sei. Questo va più che bene. Tac. Dai, ok. Mi finisco giusto tutta la roba che c'è qua. Ok, giusto per diventare onnivoro, ma meglio mangiare ancora solamente erba. E non intendo la troca, mi raccomando, perché qua... Perfetto, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Fanculo! Ma se sei te, coglione, che ti vai a suicidare. Io non capisco questi suicidi. Che fanno ste cellule quando si vanno a suicidare? Ok, ma che vuoi? No, Dio santo! Ok,
Ma che cosa volete dalla mia vita? Ma vaffanculo! No, dai, raga. Allora, devo assolutamente trovare qualche pezzo di... No, veramente qualche pezzo di... cespuglio, qualcosa. In pratica, a quanto pare, non è l'ambiente circostante che si allarga, però stiamo andando sempre più in superficie fino ad arrivare sulla terraferma. Dai, uno di carne me lo mangio. No, non lo posso mangiare, giusto? Ah, si possono mangiare le uova. Chi la sapeva questa? Vabbè, comunque vediamo di finire almeno la parte cellula, così in 5 episodi me la sbrigo e dai. Oddio, forse non proprio 5, però. Finalmente ha un cervello, quindi è di certo superiore a Riccardo. Ok, è pronto per passare allo stato senziente. Allora, quindi congratulazioni, quando si tratta di nuotare nell'iquame la tua abilità non appari. Clicca sul pulsante avanza non appena desideri muovere i primi passi sulla terraferma. Ok, ma io non lo farò adesso, sapete perché? Lo potete immaginare, perché ovviamente ho già registrato abbastanza. Ok, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se volete anche seguitemi sui social che trovate qui giù in descrizione, e inoltre se volete lasciate un bel commentino che non mi dispiace, e se volete iscrivetevi che tanto mi fate un favore, ok? Vabbè, quindi da Thundering Light è tutto e al prossimo video, ciao raga! Da notare quanto questa webcam non abbia pace. Povera. Vaffanculo, cellule di me.